Hola amigo, ultimo giorno qui a Osaka, questa è la piazza che ieri ha ospitato, ieri e l'altro ieri ha ospitato i nostri live. Stiamo muovendo verso Kyoto, che spero di riuscire a visitare perché pare che sia una città veramente meravigliosa. Oggi andiamo a suonare in questo locale che si chiama Vox Hall e il proprietario giapponese non parla una parola d'inglese, quindi con lui ci si rivolge solo utilizzando Google Translate. Sarà un'esperienza da vivere. Hola amigo, eccoci qua al Vox Hall di Kyoto. Questo è il palco, ho appena finito di montare la batteria. Questo è il club, inquietissimo, tutto nero, prevedo grandi movide, impiantino piccolo, e ecco questo è il fonico, say hi to Italian friends, e questo è il kit. Qua c'hanno sempre molte Yamaha, questa è una Rockstar, no, Rock Tour Custom, insomma non è proprio in condizioni eccezionali, comunque l'abbiamo sfangata. Aspetta che sentiamo, ok, we're ready, back in tracks, just a moment because I need my smartphone. This is my aux and only one channel for backing tracks, not stereo. Questo è il kit. Mi sono salvato con i miei... No, a parte che i piatti erano pure belli, ma mi sono salvato perché mi sono portato i miei 15 kg di UFI e le mie wambuka che mi salvano da situazioni di armonici e pelli veramente in condizioni pietose. Le pinstripe piacciono, vanno molto di moda in Giappone, quindi ti aggiorno su come va. Ora vado a vedere se i fonici hanno tutto ben chiaro, ma per fortuna parlano in inglese. Ecco, qua abbiamo un'altra parte del club, che sono proprio i club che piacciono a me. Qua c'è il banco e adesso sta facendo il check un'altra band che suonerà stasera con una batteria, una ragazza che suona la batteria. Adesso li sentiamo, ti faccio sentire il check. Giornata finita qui a Kyoto, il live è andato liscio come l'olio al Vox Hall e adesso niente, mi riposo perché domani si parte per Tokyo per l'ultima data. E quindi abbiamo degli spostamenti perché Tokyo è enorme, quindi ci sono spostamenti da fare abbastanza importanti. Cosa ho imparato? Ho imparato che in questi giorni sto suonando con queste Yamaha, con i fusti Power, con due tom sopra la cassa, proprio i set che io non userei, no? Ma in realtà quando poi suoni sui kit che non usi mai, va a finire che poi in un certo modo ti piacciono pure, no? Mi viene voglia di tornare a casa e mettere i due tom sopra la cassa come ai vecchi tempi, quindi... Forse suonare anche sui kit su cui non sei abituato, con le misure che non vorresti, invece poi viene fuori qualcosa di buono. Stasera neanche avevo il doppio pedale perché nella scheda tecnica non me l'hanno fatto avere, in questo concerto invece c'è un sacco di doppia cassa, quindi mi sono dovuto adattare, ma alla fine mi sono reso conto che col pedale singolo mi trovo più a mio agio, per così dire. Quindi questo è quello che ho imparato da Kyoto. Arigato!